Salve a tutti, vi voglio presentare il lavoretto che ho fatto fare ai bambini per la festa del papà. Non è niente di eccezionale, anche perché per farlo mi sono servita pure del lavoro di altri. Tutto è iniziato un giorno mentre giravo tra i soliti centri commerciali e mi sono imbattuta in questi album di collage. Sono dei fogli colorati all'interno, li conoscete tutti quanti secondo me, fogli lucidi di vari colori. Premetto che io con i bambini faccio anche educazione all'immagine, quindi ho cercato di unire l'utile al dilettevole, inventandomi in un certo senso questo bigliettino per la festa del papà. Proprio parlando della tecnica del collage. Di solito nella scuola è più facile portare i bambini magari verso la tecnica del puntinismo, anche perché loro si appassionano molto a battere con la punta dei colori sui foglietti. Però volevo far conoscere a loro un'altra tecnica, perché comunque è una tecnica artistica nata intorno al 1912. Che ha avuto uno dei suoi rappresentanti anche in Braque, Picasso, ed è stata, diciamo, la genitrice di quelli che saranno i futuri movimenti artistici che seguiranno, tipo il futurismo, l'astrattismo, il dadaismo, fino ad arrivare al collage in tre dimensioni che ha dato origine poi alla pop art. La cosa bella del collage, comunque, è che stimola molto, secondo me, la creatività. Creatività che nei bambini è ancora quasi molto più, come dire, cioè, più sentita forse che negli adulti, perché i bambini hanno una capacità di invenzione che, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, supera la mia capacità creativa. Allora, che cosa ho fatto? Ho comprato i fogli e gli album e dovevo trovare un soggetto facile, semplice da far eseguire, anche perché sono bambini di 8 anni ed era la prima volta che si approcciavano a questa tecnica. Non mi andava tanto di mettermi a disegnare, a volte la pigrizia, la stanchezza, un periodo realmente che sto vivendo un po' troppo sotto pressione, troppe cose da fare, troppe pensieri, diciamo così. Allora ho cercato aiuto sul web, insegnanti molto più in gamba di me, molto più generosi di me, che condividono i loro lavori, le loro attività, e ho trovato questa immagine qui, non so se riuscite a vederla. È molto carina, molto semplice come disegno, per cui però invece di stamparla per farla colorare come di solito magari si fa, ho deciso di farla realizzare proprio con la tecnica del decoupage. Che cosa ho fatto? A parte che ho stampato l'immagine chiaramente perché mi serviva, l'ho ritagliata, ho ritagliato i diversi pezzi che compongono tutto il disegno, cioè il taschino, il cuoricino, la cravatta, gli altri cuoricini più piccoli che c'erano. Insomma, ho fatto a pezzi questo disegno qui. Va bene? Poi mi serviva l'occorrente, quindi a parte, come ho detto, il nostro album del decoupage con tutti i vari fogli di vari colori, ho pensato di farlo realizzare proprio perché comunque era anche un lavoro di arte e immagine su un foglio d'album da disegno ruvido, perché è un po' più pesantuccio. Poi, che altro mi serve? Due matite,
un H3 e una B1, non so, un poco più scura, un poco più morbida, due colori per la camicia, per lo sfondo, forbici. Ai bambini a scuola ho fatto usare la colla stick, purtroppo io qui in casa adesso non me la trovo e quindi cercherò di fare usare questa. Poi un righello, molto importante, e delle forbici. Allora, la prima cosa che ho fatto, come ho detto, è stata quella di ritagliare le varie parti che componevano il disegno, praticamente il disegno originale, se lo vedete, purtroppo non riesco a regolare la luce. Comunque il taschino, la cravatta, i cuoricini. Dopodiché li ho passati sui fogli da collage. E mi sono già preparata il lavoro, quindi ho sagomato il taschino, la parte del taschino praticamente, con due colori, il blu e l'azzurro, forse si vede. Ho tagliato la cravatta gialla. Va bene. E poi i cuoricini. Ne ho dovuti fare una bellezza di 42, perché io ho 21 alunni, quindi ho dovuto ritagliare 42 cuoricini di questi, 21 di questi, 21 cravatte. E 21 taschini. Dopodiché, questo era un lavoro che dovevo fare io perché sarebbe stato un poco complicato per i bambini andare a riprodurre per bene, a tenere fermo quei pezzettini di carta per poter riprodurre la sagoma sui vari foglietti. Quindi me lo sono anticipato io a casa come lavoro. Quando sono andata a scuola, invece, loro ho fatto prendere l'album da disegno. L'ho fatto piegare in due. Così. L'ho fatto tagliare sempre a loro perché io volevo che fosse proprio un lavoro loro, non mio, che comunque devono essere in grado di saper manipolare qualunque tipo di materiale. A poco, comunque sempre commisurata all'età che loro hanno. E dopodiché ho preso soltanto un foglietto, l'ho fatto piegare ancora in due, così. Poi dovevamo riprodurre la camicia come era il disegno, quindi che richiamasse pure un po' il taschino. Con il righello ho fatto prendere loro i punti dove tracciare le linee e l'abbiamo fatto con una matita molto leggera, un H3, proprio perché è una matita dura e lascia il segno leggerissimo. Non sporca il foglio e non rimane, non è tanto invasiva quando si passa il colore sopra. Adesso io non vi posso fare vedere qua il piano di lavoro perché ho problemi con posizionare la camera del notebook. Comunque, ho fatto lasciare prendere 1 cm del bordo sopra. Adesso lavoro un pochettino, perché io quando lavoro poi di solito non sono portata a stare zitta e a concentrarmi sul lavoro, non so perché. Okay.
bordo un centimetro sotto. Un poco sotto qui. Quindi una linea, non so se si vede, ci metto, la linea è proprio leggerissima. Vediamo, potrei mettere un po' gli occhiali. Comunque, eccola qua, un centimetro sopra, un centimetro sotto. Poi, sempre ho preso i punti sulla linea, sempre la distanza di un centimetro l'uno dall'altra. È chiaro che questo è il lavoro che io ho fatto fare a loro, non adesso qua lo faccio per farlo vedere a voi, però tutto questo lavoro di misurazione dei centimetri del righello è stato fatto tutto quanto da loro, anche perché comunque è un modo pure per avvicinarsi al disegno geometrico. Quindi una volta che abbiamo fatto i puntini sulla linea, dove si vedono, mi sembra di... li abbiamo uniti in verticale. Qua ho sbagliato, devo mettere gli occhiali, non riesco a decidermi ad usare gli occhiali. Ok. Da fastidio quando sto lavorando e qualcuno deve telefonare. Ecco fatto. Allora, ho tracciato anche le linee in verticale,
vedono, perché comunque oltretutto la matita è leggerissima. Devo vedere un poco, ecco qua, se li vedete. Dopodiché ho detto ai bambini di colorare con il blu. Abbiamo fatto le due strisce in orizzontale, quindi ho fatto riempire di blu. Eccomi, chiedo scusa per l'interruzione, purtroppo non ho potuto fare a meno di rispondere al telefono. Mentre parlavo al telefono, ho finito di preparare lo sfondo praticamente del biglietto. Ho fatto le due righe blu con tutte le linee verticali proprie tipiche della camicia. Questo punto qua di lavoro non hanno fatto, ripeto, i bambini, hanno preso le misure, hanno tirato le linee, hanno colorato tutto quanto e ho distribuito a loro i vari pezzi del collage che io avevo preparato. Quindi passiamo ad assemblare. Mi caduto un cuoricino. Ad assemblare i vari pezzi come erano nel nostro bigliettino. Io ho detto ai bambini, ho fatto usare la colla stick, però qui adesso non la trovo, perché quella che avevo l'ho portata a scuola e l'ho dimenticata. Allora uso della colla che c'avevo in casa. Ok, e quindi dobbiamo ricomporre il disegno con il nostro collage. Iniziamo chiaramente con il taschino, che è la parte più grande del pezzo, e lo incolliamo. Vedete? Dopo praticamente lo scrivo un po' con la colla, però non viene bene. Vabbè, pazienza. La parte superiore del taschino. Sono più bravi i miei bambini. Ok, abbiamo messo anche la parte superiore, poi mettiamo la cravatta. Pronto? Io non lo so perché, ogni volta che mi metto a fare una registrazione, che voglio fare un lavoretto, è continuamente disturbata. E adesso poi mi toccherà dover riunire tutti i pezzi della registrazione. Comunque procediamo con l'incollaggio, comunque abbiamo già quasi finito. Adesso dobbiamo mettere il cuoricino sopra. Gli altri due cuoricini. Mi dispiace non potervi farvi vedere, avrei preferito più che inquadrare la mia faccia, inquadrare il piano di lavoro. Però, come ho detto, la cam è sul notebook e non so come fare per farvi vedere il piano di lavoro, è un po' più problematico. Ok, con l'altro cuoricino. E abbiamo
finito, abbiamo incollato i nostri vari pezzi. Adesso si tratta di dare un po' di movimento, più che altro alla cravatta e al taschino. Quindi prendo una penna nera, non uso il colore perché comunque il colore si può togliere, non uso i pennarelli perché si potrebbero sbavare sul disegno, perché comunque la carta è lucida. E allora prendo la penna nera, faccio dei piccoli trattini per simulare le cuciture sul taschino. C'è la colla sotto, adesso non si è asciugata bene e quindi ecco, devo mettermi gli occhiali. Ok, ho fatto, non so se riuscite a vederli, tutti i segnetti per simulare le cuciture sul taschino della camicia. Adesso facciamo con la penna rossa delle linee alla cravatta. Ripeto, questo è un lavoro che hanno fatto i bambini da soli, perché comunque volevo che realizzassero un manufatto personale per il loro papà. Ecco qua, abbiamo fatto anche le righe alla cravatta, poi per movimentarlo un pochettino ho preso il pennarello, il correttore praticamente, e ho scritto vediamo se questo funziona. Ok, sto scendendo troppo. Venendo un po' troppo e vabbè. Ok. Sotto ho scritto tanti auguri papà sul bordino blu. Poi dovevo trovare una poesia e nella ricerca sul web sono stata fortunata. Ripeto, io ringrazio sempre le colleghe che hanno la pazienza di disegnare e di mettere sul web dei lavori poi da colorare. Nemmeno farla apposta, ho trovato questa poesia con questo bigliettino con due cuori, con la camicia e la cravatta. E ho detto ai bambini di colorare la cravatta e la camicia così come avevamo fatto questa del bigliettino. Sono stati bravissimi anche a fare questo qui, hanno colorato i cuori e l'abbiamo praticamente piegando il foglio. Così. L'abbiamo messa all'interno del biglietto, gli ho fatto ritagliare l'eccesso della carta che usciva. Così l'ho fatta incollare, mi sono sporcata le mani
vabbè, lo fate incollare all'interno del foglio e hanno preparato il loro lavoretto da regalare alla festa del papà. Dopodiché, prendendo dei fogli A4, abbiamo realizzato una semplice busta dove hanno infilato loro il bigliettino. Spero che vi sia piaciuto, è un'idea semplicissima, però molto utile ai fini anche dell'educazione all'immagine, arte e immagine, perché hanno imparato una nuova tecnica, hanno conosciuto una nuova tecnica artistica, si sono cimentate con matita e righello per tracciare le linee, quindi tenendo bene in mente le distanze, quindi il rispetto degli spazi sul foglio, e hanno fatto sia le linee verticali che le linee orizzontali, quindi diciamo è in più la poesia, quindi si può dire che un bigliettino della festa del papà è stata un'attività davvero interdisciplinare, in quanto ha preso in considerazione l'arte, l'immagine, la matematica, la geometria e l'italiano. Arrivederci alla prossima!